Da troppo tempo abbandonato a se stesso e marginale rispetto alla realtà sanitaria regionale, abbiamo ridato centralità al presidio ospedaliero di Agropoli, individuandolo come struttura Covid, lo dice il consigliere regionale del PD Franco Picarone e membro della Commissione Sanità della Regione Campania ai nostri microfoni. Abbiamo ridato centralità ad Agropoli attraverso individuandola come struttura Covid e abbiamo accorciato anche i tempi per avere questa importanza di questo plesso ospedaliero, perché era da troppo tempo abbandonato a se stesso e anche marginale rispetto alla realtà sanitaria regionale. E questa cosa l'ha rimessa al centro e noi ci siamo battuti per questo, se vi ricordate, affinché fosse data questa possibilità. Ovviamente tutto questo, e l'ha ribadito anche il presidente De Luca, è soltanto la premessa per un rilancio di questo ospedale e della sua importanza nell'area cilentana e soprattutto dell'Alto Cilento, perché comunque insomma abbiamo sempre ritenuto ed è stato un impegno fin dalla campagna elettorale che ha visto eleggere De Luca per la prima volta nei confronti del territorio, io credo che non soltanto io, ma soprattutto il presidente De Luca non verrà meno agli impegni. Per il resto, le scelte che noi faremo, diciamo, mano a mano che usciremo dal Covid, saranno quelle, di farne, una struttura degna di prestare assistenza sanitaria sul territorio con tutti i crismi e con tutte le possibilità di poterlo fare. Quindi mi pare che i fatti stiano andando in questa direzione, dobbiamo insistere. Picarone poi si sofferma anche sulla problematica del personale che in questo particolare momento è carente, ma con l'avvio delle assunzioni e la disponibilità finanziaria regionale, secondo Picarone, l'ospedale di Agropoli avrà un posto importante per la redistribuzione del personale. Abbiamo una difficoltà in questo momento che sotto gli occhi di tutti la mancanza di personale, la mancanza di risorse umane, perché il Covid li ha, come dire, li ha assorbiti in tutta Italia. È difficile sia per quanto riguarda le figure ordinarie, e soprattutto per quanto riguarda quelle che possono servire anche per le emergenze. Abbiamo una situazione veramente difficile nel nostro paese in questo momento, in Campania in particolare, perché mancano unità e risorse umane. Come eredità proprio del commissariamento, avevamo avviato un ciclo di assunzioni, abbiamo il bilancio e le condizioni per poterlo riprendere e credo che Agropoli avrà un posto importante in questa redistribuzione di personale. Sono in corso i lavori per l'attivazione della camera iperbarica nel nosocomio agropolese, una scelta contesa, sottolinea Picarone, anche dall'ospedale di Sapri. È sicuramente un'importante scelta che viene fatta in direzione di Agropoli, nel segno del rilancio di questa struttura, ma ha la sua importanza e devo dire che è anche una scelta contesa dal resto del territorio, perché anche Sapri ne ha fatto richiesta pressante. Devo dire che questa direzione di scelta è qualcosa di importante un po' per tutto il comprensorio cilentano. Penso che non bisogna accapigliarsi su chi riceve questa possibilità, perché noi dobbiamo potenziare tutte quante le strutture, il Basso Cilento e l'Alto Cilento, e con scelte magari che vanno in direzioni diverse che non debbono nemmeno sovrapporsi. Non credo che ci sia posto per avere più di un centro del genere. E i lavori sono in corso per la definizione di questa possibilità e penso che non tarderà ad essere attivata e potremo venire a fare una nuova inaugurazione. Infine, il consigliere regionale si sofferma anche sul tanto discusso pronto soccorso, rimarcando che il problema del mancato potenziamento è connesso alla carenza di personale, oltre ai reparti che mancano per definirlo tale. È tutto un problema connesso al personale. Quello che si è fatto, si è dotato questo plesso di un punto di primo soccorso, così come era stato promesso e previsto. Ovviamente
Noi potremo parlare di pronto soccorso completo quando avremo ospitato nella struttura ospedaliera tutta una serie di reparti che oggi non mancano ancora, insomma, perché per fare un pronto soccorso occorre che ci sia una retrostruttura in grado di definirlo come pronto soccorso. L'importante però è che creiamo una rete di emergenza e una rete di assistenza nell'urgenza in cui Agropoli ha un posto e un ruolo, cioè se succede qualcosa ad un cittadino vi è la possibilità sia del soccorso d'urgenza, quindi tutto quello che significa prima accoglienza del paziente e poi smistamento nel caso che sia necessario, attraverso tutte le possibilità che dà sia la rete di emergenza che la rete di soccorso. Su questo abbiamo piena rispondenza. Quindi la cosa importante è che il cittadino che ha problemi non sia lasciato solo. Questo lo abbiamo garantito. Già dovremo certamente potenziare la struttura proprio per le cose che ho detto prima. Dovremmo però attendere che termini il Covid. Ma il Covid, intanto, come dicevo prima, ha dato ruolo a questo ospedale. Oggi Agropoli è Agropoli, cioè senza il Covid non avremmo avuto un'accelerazione, avremmo avuto sicuramente un processo che andava in questa direzione, avremmo avuto un'accelerazione. Non dobbiamo dire grazie al Covid, è meglio che il Covid non c'era, insomma, purtroppo. Però da questo punto di vista poi è stata anche un'occasione per rilanciare la struttura. E l'abbiamo fatto. Non credo che questo rallenti i programmi che riguardano l'ospedale di Agropoli. Tutt'altro, penso che invece sta dimostrando di essere pienamente presente nella rete di assistenza ospedaliera proprio grazie a questa possibilità.